Ma che cosa state facendo? Io niente. Andate fra. Via. Adesso... Buongiorno. Ci fai vedere il vlog? Buongiorno. 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 Andiamo a far colazione. Mi fai vedere il vlog? Mi fai vedere il vlog? Red Bull strana polacca, perché questo è così. È ancora lì. È ancora lì PG8. Il bello di andare in ostello è che conosci un sacco di persone interessanti. Oppure fai come noi, che le evitiamo come la peste. Quindi non andiamo a far colazione perché c'è lì il tipo che mangia e si tira indietro i capelli con l'unto del bacon. Quella di stamattina è stata una delle sveglie più traumatizzanti della mia vita, nonostante ci siamo svegliati tardi. Perché Giulia ha deciso di iniziare a fare degli ultrasuoni a un certo punto, a urlare fortissimo, svegliandoci tutti. Amici, mi spiegate come io possa fare a trovare il vlog di oggi da guardare in anteprima colazione? In questo resto più incasinato. E in tutto questo Cesare ascoltava Sofia e lui. Per svegliarmi bene. Ho un giga brufolo in faccia. Lo vedete? A giga. Mi sono addormentato. Non filmare. Ho dormito tutto il tempo con Cesare abbracciato per ore e ore e ore d'amore che niente. Comunque sì, adesso vado a farmi una doccia perché dobbiamo uscire. Abbiamo tra poco l'appuntamento al meeting point qui vicino per andare ad Auschwitz. No, dai. No, infatti no, non. Penso che arriverò lì e poi smetterò di vloggare. Smetterò di vloggare perché non penso di essere in grado di riuscire a fare un vlog interessante e rispettoso e insomma non sono capace, per cui vi invito quando uscirà, quindi tra 100 anni, ad andare a vedere il suo video che registrerà oggi su Auschwitz, perché forse lo metto la giornata della memoria. Non penso che ci sia nulla di male nel vloggare lì, nel parlare di quello, di fare foto eccetera eccetera, però non me la sento. Nicolino si era dimenticato la cintura, ma è proprio un viaggiamondo. Ho usato il laccio del mio borsellino. Che genio. Adesso non mi cadono più le braghe. Ok, c'è caso che tutta la premessa fatta non serva a niente perché tra 5 minuti parte il bus per Auschwitz e noi siamo ancora qui e cazzeggiamo. Ma no, 4. Ma dici che parte o è l'incontro lì? Cioè, penso che parta tra 4 minuti. Ma siamo tutti italiani, saranno tutti in ritardo, dai, cioè, dai, facciamo in serio. Presto che è tardi. Qua o là? Ha detto destra, esci vai a destra. Sì, di qua. Siamo arrivati alla fermata e qui c'è l'ufficio e qui davanti dovrebbe passare il bus, però siamo veramente in ritardo e non c'è traccia di nulla. Aiuto. Ok, il bus è effettivamente partito, quelli dell'agenzia ci hanno detto dobbiamo arrivare con i mezzi indipendenti ad Auschwitz e prenderemo un Uber e là rincontriamo il gruppo, la guida, eccetera. Incontriamo per la prima volta, in realtà non rincontriamo e andiamo. Il pullman l'avevamo già pagato ed era il modo più comodo per arrivarci. Il treno è scomodo, l'Uber costa un sacco. Più altro ci vuole un'ora. Ci vuole un'ora? Di Uber un'ora e 8 minuti. Ma che coi palle! La Polonia fa merda. Andiamo a cambiare il tour a domani, se possibile. Change it to tomorrow morning. Con quanti ritardi siamo arrivati? Nel quarto 10. Quindi... Super fallito. Salve. Se passa il pullman puoi ritirare la gente e vede che mancano 5 persone. Loro hanno la lista con tutti i partecipanti. Se vedi che non ci sono, o aspetti 10 minuti o li chiami. In ogni caso saremmo arrivati. Quindi noi adesso stiamo pagando il 50% in più per andare domani alle 7:30 del mattino, rischiando di perdere l'aereo. Con la guida che ci è saltata di oggi però abbiamo un pranzo gratis qui da Beer House. Ma scusa, ma perché Beer House c'è un negozio di cosmetici? Ah, è qui a sinistra. Non mi monetizzano il video, Nicolò. Ma io lo faccio apposta. Cioè, tu devi aspettare perché avvisa in cucina per prepararci le cose più schifose. Il posto è carino però. E poi comunque a prescindere è compreso nel prezzo della guida saltata, per cui è gratis. Ma cosa sono queste poltrone bellissime? C'è un sacco di gente. C'è odore di pizza. Ah, c'è odore di pizza perché c'è la pizza. Wow, un divano. È una candela romanticissima. Wow. Guardate, Cesare ci sta provando con Nicolò, mettendogli il braccio sulla spalla. Il primo piatto gratis di oggi, che non è proprio gratis ma facciamo finta di sì, è una zuppa di broccoli con palline di pane. Fa una gran puzza di broccoli, ma ci sta perché è una zuppa di broccoli. Pizza al prosciutto polacca, e l'abbiamo presa tutti praticamente, tranne Cesare che ovviamente deve fare il sano col couscous. Buonissimo. La polacca fa schifo. Fa schifo la polacca. Però magari la pizza è buona. La consistenza è strana perché si spalda e sembra quasi cruda in certi punti, però il sapore è buono.
strano perché è molto saporito. Nel senso che è grasso, nel senso non c'è. Probabilmente è merito del prosciutto che è stracarico di sapore, quindi copre tutto. Però è molto mangiabile. Ma anche buono. Era buona, oh. Ciao raga. Oh, rieccovi ragazzi, com'è andata? Perché c'era tutta sta fila per quel ristorante che non era niente di speciale? Che gratis. Siamo a casa ragazzi. Comunque davvero, stiamo uscendo da un posto dove mangiamo per entrare in un altro posto dove mangiamo o beviamo. Adoro questa vacanza in Polonia. È vero che è un viaggio fantastico questo in Polonia? Proprio. Cioè, proprio. Dovevamo andare Bulgaria. Già starci a casa. Ho preso un caffettone americano, mi ha scritto sopra Manson e l'han pronunciato Jason. È stata una combo particolare. La frutta è touch, guardate. Wow! Guardando tutto. Scusate ragazzi. Tutto il locale. Oggi ragazzi, per la prima volta da quando siamo in Polonia, stiamo respirando un po' di clima polacco perché fa un gran freddo e noi siamo vestiti tutti abbastanza leggeri. Gli altri giorni c'è sempre stato il sole, oggi no. E fa freddo ragazzi, fa proprio freddo. Abbracciami, ho freddo. Anche il Cesu, che è sempre uno molto caloroso, si sta infelpando infatti. Ha mangiato poco, ha mangiato ieri un pollo del cavolo, caldo, scatola, caldo, non mi ieri, riscaldo. Ieri faceva caldo, adesso fa freddo perché... Finalmente con la mia cuffia blu. Stiamo prendendo il biglietto del treno per andare alle miniere di sale. Questa felpa è fantastica. Così in Australia. Ah, ragazzi? No. Ah, tieni pure. Stiamo andando a caccia del binario. Questa stazione confonde un sacco. Eccoci. Corri cantelli che è tardi. Ok, almeno questo non l'abbiamo perso. Deve ancora passare. Finalmente. Questa stazione mi ricorda tantissimo le stazioni in Giappone. Ma non è vero. Quindi sì, io non le ho mai viste. Quindi non è vero. È sporca. C'è un sacco di gente che deve prendere questo treno però. Che palle. Io sono 1,80 m. Quanto sono alte queste persone? Partiti. Abbiamo trovato da sedere. Solo che scendiamo alla prossima. Mi sono fatto male alle palle sedendo. Stiamo andando alle miniere di sale. Sei bellissimo. Ma quanto è ridicolo vestito così. Però lo invidio tantissimo. Non sappiamo a quale andare delle due, per cui abbiamo saggiamente deciso di andare nella più vicina. Più che saggiamente, pigramente deciso di andare nella più vicina, che sicuramente sarà quella più brutta. Ma qual è la spiegazione fisica per cui ogni volta che andiamo a vedere qualche posto ci sono dei lavori in corso che ci impediscono il godimento? Tutte le volte succede. La Polonia non costa niente, però sui turisti ci fanno la cresta, perché un biglietto normalissimo per entrare dentro delle miniere di sale costa circa 20 euro. Ma siamo matti? Oltretutto, per fare fotografie e video devi spendere altri soldi. Porca paletta. Thank you, ho pagato la tassa, ora filmo tutto, tutto, e lo vendo su eBay. Ho pagato e non mi fanno filmare. Thank you. Ci è andato l'affarino per ascoltare la guida, soltanto che dato che abbiamo pagato la guida in inglese, abbiamo la guida in inglese. Perché quello italiano era l'una di pomeriggio, ne siamo dei cretini. Mi sono attaccato il coso per fare le foto qua, così che tutti sappiano che posso filmare. Tu! Nicolò, Giulia e Cesare sono andati a lasciare gli zaini e hanno chiuso me e Luis dentro le miniere. Ci hanno detto non c'è tempo, dovete andare. E quindi hanno pagato per niente, mi sa, perché lo stiamo per far solo noi. Gli altri sono... Cosa sta succedendo? Stiamo tutti aspettando loro, abbiamo bloccato tutto e ci stanno odiando e... Eccoli! Se fa schifo chiudo il canale. Oh, si scende nelle miniere. La cuffietta omaggio insieme alla guida fa un male cane, fa proprio male. Faccia copertina. Ma c'è un gran vento, fa un gran freddo. C'è una gran puzza di simil zolfo, per cui o sono le miniere di sale oppure qualcuno davanti di questa fila qua ha scurreggiato. Ma davvero? No raga. È bellissimo però. Ma scendiamo per metà giornata? Ma boia, ma è impressionante. Adesso ho paurissima che crolli tutto. Merda, sei a fuoco questo. Stiamo scendendo ormai da ore. L'aria inizia ad essere rarefatta. I sensi si fanno sempre più deboli. Chissà se lui ha pagato la tassa per fare le foto, secondo me no. Sono abbastanza inquietato, tipo. Però le cioè nel senso è legno, ma è figo. Ho le cuffie difettose e funziona solo se le tengo premute. Se no no. Lei ha pagato le tasse. Si parte. Rimanere qui da soli però è parecchio creepy. Ma è anche l'illuminazione che hanno fatto che è suggestiva. Però viverci deve essere figo, perché alla fine vivi in mezzo al legno e ti sembra di essere in Trentino Alto Adige. Ci stiamo infilando in punti sempre più angusti. Rischiamo pure di sbattere la testa.
Ma pensate alla gente che ci lavorava dentro questi posti, e saranno sicuramente stati ancora peggio di così. Sembra di essere sotto terra. Ma insomma. Ma no, dai, è tutto così ospitale alla fine. Sembra di essere dentro un videogioco horror. Mi schianto. Cosa facendo? Hai scorreggiato? Hai scorreggiato qui dentro? Ma sei matto? Ma come fa a uscire da qui? Questo è legno di sale. Penso siano fatti di sale anche loro. Krakow. Dello zucchero filato. No, non riesco più a filmare seppur. La luce. Luce. Ho perso gli altri. Mi sento solo e in pericolo. Eccoli. Yo. Queste installazioni sono molto tipo Mirabilandia, parchi di intrattenimento e divertimento. Non ho ancora capito se mi piacciono o no. Io sono bassetto, quindi non rischio di schiantarmi. Però lui su ogni passo rischia la vita. Se ci si gira e si guarda quello che abbiamo fatto e la strada che abbiamo percorso, senza nessuno. Brividi. Sale. Dato che io faccio sempre riferimenti e citazioni nerd, qui mi ricorda un sacco la città dei nani di World of Warcraft. C'è puzza di ristoranti cinesi, perché? Non so se si vedono bene, però ci sono delle grandi tipo stalattiti, o come si chiamano, delle pirucche di sale che scendono dalla soffitta a punta. Ed è pieno per tutte le miniere, lungo il percorso, di cavalli imbalsamati. Ce ne sono proprio ovunque. La guida ha selezionato Nicolò e Luis come volontari per una sorpresa. È salito quel barile dagli inferi. Penso abbia spiegato come si portasse sulla roba da laggiù. Io non so cosa stia dicendo la tipa perché il mio auricolare era rotto. Bello, è bello. Questa è acqua salata che arriva da là in fondo, che si può assaggiare. Infatti ci sono tutte le pirucche di sale. Guardate tutti i bordi di questo scolo e di questa bacinella. Sembra la sala di un MMO. Ci stiamo andando? Ecco, questa stanza in particolare soprattutto mi sa che la eleggo come posto più figo che ho visto per ora a Cracovia, in Polonia. È proprio bella. Ed è imponente perché è veramente gigantesca. Guardate le persone quanto sono piccole. Non avevo mai visto una cosa del genere in vita mia e I love it. Questo posto ti piace, Luis? Sei ancora dell'idea che la Polonia faccia schifo? È carina sta stanza. Ci siamo per sbaglio uniti ad un altro gruppo. Abbiamo perso la nostra guida. Ah no, sono laggiù in fondo. Cheese. C'è acqua ovunque in questa stanza gigantesca. C'è proprio un lago verde di acqua salata all'interno di... Non lo so. Ah, c'è scritto lì. Non so comunque che cosa sia, ma c'è scritto lì. Se come vuoi parlare polacco, è scritto lì, grazie. Traducetemelo nei commenti, grazie. Guarda, c'è un drago vero. E di colpo è diventato un luogo sci-fi. Urca. È tutto fatto di torrone. Qui è dove i minatori nel 1800 facevano la pausa pranzo. Vendono le prime. Sono stanco. Usciamo! Usciamo. Ah no, sono stati attirati dai piroghi qua. Bello, bello, wow, chicchi dal blocchino. Perché c'è un ring? Questa è la fila per l'uscita, quindi credo per l'ascensore per tornare su, perché è col cacchio che faccio gradini. Ma perché per uscire dalle miniere stiamo scendendo ancora? Sto cercando di parlare! Sto cercando di cantare l'opere. Non ci stiamo più. Come fa a farci stare? Are you ok? Sì. Se si blocca, sai che stanno chiusi dentro una scatolina minuscola, siamo veramente stretti, siamo in tantissimi dentro un ascensore veramente piccolo. Stiamo andando veramente in fretta comunque. È molto, lo sento un po' in stato. Piaciutissimo, è valso il biglietto? Okay. Questa roba della persona. Mamma mia. Mamma mia. Eravamo dentro uno di questi. E dopo ore. Aria! Freddo! C'è una gran nebbia, una gran umidità e non piove, ma quasi. Comunque è stato figo, nel senso che è un posto particolare, non sono mai stato in un luogo del genere. Dove vai? Però 20 euro per questa gita, non lo so. È durata tanto perché siamo stati sotto delle gran ore a camminare. Però come dice Nicolò, non costa tanto perché dura tanto, ma dura tanto perché costa tanto. Voi la consigliate ai nostri telespettatori? Io non consiglio la Polonia.
in Italia che è bellissima, scoprite il paese, la penisola italiana, lasciate stare sti grigiumi costosi. Dobbiamo trovare il modo per tornare in ostello perché tra poco servono la cena. Ed è tipo l'unico modo che abbiamo per mangiare stasera e la servono tra 40 minuti, non c'è traccia di nessun tipo di treno qui in stazione, adesso vediamo se siamo fottuti o no. Stiamo avendo un po' di problemi con gli orari e l'organizzazione oggi ed è tutta colpa sua. Si nasconde. No, sua. Guarda come scappa. Finalmente! Ne abbiamo presi 5. Passa tra 15 minuti. Non vorrei cantare vittoria perché è sbagliato farlo, però sembra che siamo salvi. Probabilmente arriviamo in ritardo per la cena, ma importante è riuscire a tornare a casa. Che oggi non siamo fortunati, appunto, non troppo. E ricordatevi che le sfighe sono sempre dietro l'angolo. Tipo svolti l'angolo e c'è una sfiga. Eccolo! Cristina Parodi umiliata. Vuoto. Legge. Quindi possiamo sederci. Di non fare il birichino. Sei stanco, Cesare? Oh. Prego. E non rotto? Grazie. Siamo arrivati alla nostra stazione, Krakow Glowing. Hanno servito la cena 5 minuti fa, dobbiamo sbrigarci, sennò finisce e non KFC. Mangiamo niente. KFC? No! Fast food di pesce? No! Perché finiamo sempre? Correte! Corri, corri! Run! Siamo arrivati in ostello! Ero a far la pipì, sono tornato e la situazione... Perché state annusando il pavimento? Perché tu non lo stai annusando? Era un punto specifico, secondo me è ancora lì. Tu sei il vlogger più veloce del West, succede una stronzata, la stai subito filmando ancora prima che... Che succede? Devo mangiare? Sì. Buono. Wow. Ecco la cena gratis. Togli sta spalla. Pizza, patate e carne. Buon appetito! Ape, voi dite Tito. Ape. Tito. Ape. Tito. Ciao. Bella conclusione di vlog, Nicolò. No, la rifaccio, aspetta. Non fare quella cosa. Non farlo. Perché sei nudo? Pazzia! E chiama sempre te. Senza te non ha più senso, io vorrei morire. Vuoi svengo la pizza? Torno a montare il video, va? Intanto lì c'è un cimitero di piatti che qualcuno non ha portato di là. Lasciatemi piacere. Buonanotte.